Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del luccio alligatore chiamato anche Alligator Gar. Il pesce alligatore, dal nome scientifico Atractosteus Spatula, deriva dalla famiglia delle Lepisosteidae e proviene dai fiumi dell'America e del Messico. L'alligator gar ha un corpo lungo e muscoloso, possiede una doppia fila di denti molto affilati nella parte superiore della mascella ed una fila, anch'essi molto affilati, nella parte inferiore. Come possiamo dedurre dal nome, ricorda molto la forma allungata di un alligatore. La sua livrea è di color marrone o verde scuro, con maculature più scure e la parte del ventre più chiara. La coda è eterocerca e la pinna dorsale è situata nei pressi della coda. È il pesce d'acqua più grande del Nord America, che in natura raggiunge la lunghezza di 2,5 m 3 ed un peso fino a 80-90 kg. Ha una vita media di circa 50 anni. Il luccio alligatore deriva da una famiglia preistorica che risale fino all'era dei dinosauri. Tra i motivi della sua così lunga sopravvivenza abbiamo due fattori. Il primo, il più importante, è dato dalla sua coriacità. Ha delle scaglie molto grandi e resistenti che gli hanno permesso di resistere agli attacchi di molti pesci. Il secondo fattore è la conformazione della vescica natatoria, molto vascolarizzata, che riesce ad utilizzare come polmone che immagazzina ossigeno direttamente dalla superficie, soprattutto in situazioni di alte temperature o acque molto stagnanti. Per questi motivi il luccio alligatore è uno dei pesci più resistenti al mondo, che riesce a sopravvivere anche a situazioni normalmente mortali per altre specie. L'alligator gar vive in natura in zone molto stagnanti e con acqua abbastanza ferma. Si ferma sotto la vegetazione e per natura è abbastanza tranquillo e solitario. Cosa importante da sapere se avete intenzione di acquistarne uno è che a causa delle dimensioni che può raggiungere è molto difficile allevarlo nei normali acquari casalinghi. Può essere tenuto solo in vasche che superino le migliaia di litri. Per quanto riguarda il tipo di allestimento e le condizioni dell'ipotetica vasca, enormi vasche pubbliche, ovviamente dovrete prediligere arredi robusti e fondi non molto luminosi. Non ci dovrà essere troppa corrente e l'illuminazione non dovrà essere molto forte. L'alligator gar è un pesce che per natura è un grandissimo e vorace predatore, molto aggressivo anche, quindi se avete intenzione di allevarne uno non dovranno essere inseriti pesci più piccoli e molto meno aggressivi. Quindi appunto, se volete allevarne uno dovete allevarlo in vasche sicuramente grandi con presenza di suoi simili oppure pesci molto predatori come arowana o Oscar. Per quanto riguarda i valori dell'acqua da tenere in acquario, possiamo dire che è un pesce che si adatta molto bene a quasi tutto, chiaramente salvaguardando la salute con periodici cambi d'acqua o efficienti sistemi di filtraggio. Questi pesci alla nascita sono tutti di sesso maschile, che poi cambierà a seconda delle condizioni e a seconda delle necessità. È un animale oviparo e depone le uova nei periodi primaverili. In acquario la riproduzione è molto difficile, se non impossibile. Raggiunta l'età ed il sesso opportuno, l'unica differenza che si potrà notare è una maggiore rotondità negli esemplari femmine. Il pesce alligatore, come abbiamo già detto, è un vorace predatore, quindi starà tutto il giorno fermo, nascosto nella vegetazione e poi tenderà agguati alle sue prede. Per questo motivo sarà molto difficile riuscire a fornirgli cibo non vivo. E per questo motivo è consigliato abituarlo da subito con cibo surgelato o comunque piccole prede già morte. Potremo quindi fornire gamberi, acciughe, alici, trote o sarde. Quando sono giovani vanno alimentati ogni giorno, ma man mano che diventano più adulti si diminuirà fino ad alimentarli massimo una o due volte a settimana. Importante non fornire carne di mammiferi
come cuore di manzo o pollo, perché alcuni dei grassi o altri composti organici contenuti in queste carni non potranno essere adeguatamente metabolizzati. Le dimensioni massime che può raggiungere un alligator gar vanno dai 2 ai 3 metri in natura. Il livello di nuotata è totale ma soprattutto alto. Il range di temperatura ideale va dai 22 gradi ai 26 gradi Celsius. Il pH range da 7 a 8. Il GH range da 5 a 10. Come abbiamo già detto, è un pesce che si adatta molto bene a qualsiasi condizione. Premesso che sarà una scelta difficile ed importante acquistare uno di questi esemplari, sappiate che vanno dai 20 ai 30 euro gli avannotti, e invece esemplari più grandi superano anche le centinaia di euro. Per maggiori informazioni sull'articolo dedicato, ti consiglio di visitare il nostro sito www.aquascapinglab.com. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab, clicca mi piace e inserisci un commento per ulteriori informazioni. Iscriviti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le news.